Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Sto ridendo da sola perché mi vedo nel monitor della videocamera con questo cappellino buffo, ma da questo cappellino potete capire che questa è una delle vostre categorie di video preferite, ovvero come non cucinare con Nicole. Ho ricevuto un sacco di richieste perché questa tipologia di video mi piace tantissimo e quindi eccomi qua ad esaudire ogni vostro desiderio, nonostante, diciamocelo, questa sia un po' la tipologia di video in cui tutti ci chiediamo fino alla fine: ma darà fuoco alla cucina oppure no? Quindi anche questa volta ci rimarrà il dubbio fino alla fine, perché oggi andremo a fare una cosa, tra l'altro, particolarmente complicata, che io non so se sarò in grado di fare, ovvero i biscotti. Ragazzi, fatti in casa con la glassa fatta in casa, oggi in particolare voglio fare i biscotti di Halloween. Mi sono resa conto di avere a casa questi stampini per biscotti che non ho mai utilizzato e sono perfetti per Halloween. Allora, dopo careful consideration, mi sono resa conto che questa è una zucca. Ok, questo è il cappello della strega, abbiamo un fantasmino, un pipistrello e poi un gatto che ovviamente faremo nero se ci riusciamo a fare la glassa. La preparazione sono circa 30 minuti, tempo di cottura 20 minuti, difficoltà facile, che per quanto mi riguarda, quando dicono facile per me è media e quando dicono 30 minuti sicuro sono 60, quindi direi di iniziare. Sono molto gasata, ma forse troppo ottimista. Questa è la nostra ricetta e qui ci sono gli ingredienti. Allora, farina, zucchero a velo, burro, uova, scorza di limone che skipperemo perché non mi piace, lievito in polvere per dolci e poi altro zucchero a velo, acqua e coloranti per la glassa. E qui è già tutto pronto. Queste sono le cosine per i biscotti: zucchero a velo, farina, lievito per dolci, due uova, burro, naturalmente i nostri stampini, e queste sono le cosine che ho preso per fare la glassa. Step che cercavo di evitare, ma non ho trovato glasse o preparati simili già pronti, quindi dovremo andare a farla. Step che mi terrorizza. E qui c'è il colorante alimentare, l'ho preso un po' di tutte le colorazioni per colorare tutti i nostri biscottini halloweeneschi, altro zucchero a velo e poi ho preso anche questo pennarello che è commestibile e ho pensato che potesse servire tipo per disegnare gli occhi o qualche dettaglio dei biscotti, non lo so, vedremo. Allora, step numero uno: per realizzare biscotti semplici decorati, per prima cosa preparate l'impasto della frolla. Versate la farina sul piano da lavoro insieme allo zucchero e al lievito, poi aggiungete la scorza di limone grattugiata, che appunto noi skippiamo perché se c'è una cosa che nei dolci non mi piace è la scorza di limone grattugiata. Io voglio fare una petizione per bannarla da tutti i dolci perché secondo me li rovina, sarò l'unica, ma per me è così. Già qui sembra semplice, ma in realtà c'è già una preparazione gigante prima dello step 1. Fanno sempre così in queste ricette. Andiamo intanto a preparare. Allora, intanto ci servono 300 g di farina. Cerco sempre di essere preciso, ma poi non mi riesce mai. Ci siamo, perfetti, 300 grammi. Zucchero a velo, allora ci servono 100 grammi, qui ne abbiamo 125, vabbè, ne lascerò un po' nella busta, facciamo a occhio, ditemi che non sarà la cosa che poi rovinerà tutto. Burro 100 grammi, qui ne abbiamo 125, un po' l'ho utilizzato, dovrebbero essere 100. Perfetto, 100 grammi anche di burro. Primo intoppo, perché abbiamo bisogno di 2 grammi di lievito in polvere per dolci. Io ho queste bustine della Pane Angeli che sono da 16 grammi, non so se la mia bilancia riuscirà a pesare precisamente così poco e ho paura che questo rovinerà tutta la ricetta. Incrociamo le dita, ragazzi. Teoricamente me li dovrebbe segnare. Oddio, rimane a zero. Come facciamo? Adesso mi segna 3, ma sono sicuramente molto più di 3 perché ho già svuotato mezza bustina, dovrebbero essere tipo 8 circa. Aiuto. Se tolgo, sembrano 2 così. Sarà giusto? Sarà giusto? Sarà troppo? E chi lo sa, vediamo se ne tolgo un po', se rimane 2. No, così a 0. Ok, sembra che siano 2 grammi, ragazzi, io spero che sia giusto e spero che questo non comprometta tutta la ricetta davvero. Versare la farina sul piano di lavoro, io utilizzerò questa carta forno, poi lo zucchero a velo,
cercando di lasciare 25 grammi quanto era nel pacco, facciamo a occhio, come se fossi esperta, tipo, non sono al livello che posso fare ad occhio, ma più o meno sarà, ma sì, va. Poi il lievito, voilà, è il burro a cubetti, ok, tagliamo il burro a cubetti, perché a cubetti, perché non a stelline, perché non a cerchietti? Adesso lavorate rapidamente con la punta delle dita fino ad ottenere un composto fine e bricioloso e poi versate le uova. Non so che cosa significhi fine e bricioloso, ma lo scopriremo presto, mi sa. Ok, questa è la parte che meno preferisco in assoluto, poi questa cosa di sciogliere il burro è il mio incubo. Il mio incubo, cerco di pensare a quanto saranno buoni i biscotti. Spero, almeno. Ma è possibile unire il burro con tutta questa farina e con tutto questo zucchero? Ho qualche dubbio. A me sembra sempre uguale, non so che cosa sto sbagliando, ma non lo vedo molto bricioloso, ce lo vedo come prima. Ho amalgamato l'amalgamabile, ragazzi, questo è il composto che abbiamo ottenuto, sarà fine e bricioloso come intendono loro? Speriamo. Dalle foto mi sembra abbastanza giusto, anche se il mio è più giallino come composto. Questo è bianco, ma perché? Vabbè. Aggiungiamoci le uova. Stai là. No, ok, vabbè. Impastiamo tutto, questo è il mio incubo sensoriale, dover fare ciò, lo faccio solo per voi ragazzi. Mamma mia, mi sognerò questa cosa stanotte perché per me è... Ragazzi, tutto ciò è disgustoso, detesto avere le mani sporche, aiuto, si appiccica tutto. Io penso di aver sbagliato qualcosa perché mi rimane tutto sulle mani, non riesco ad amalgamarlo perché ce l'ho tutto appiccicato. Questo è quello che abbiamo ottenuto, ragazzi. Che sia giusto oppure no, non lo so. Adesso dobbiamo, allora, formate l'impasto ottenuto in un panetto fatto, avvolgetelo nella pellicola e lasciatelo riposare in frigorifero per almeno 2 ore. Eccolo qui avvolto nella pellicola, adesso lo mettiamo in frigorifero e ci rivediamo tra 2 ore. 2 hours later. Sono passate esattamente 2 ore, sto cercando di rispettare la ricetta alla lettera così non rischio di fare disastri e adesso arriva la parte più divertente, che andiamo finalmente ad usare i nostri stampini, quindi tiriamo fuori il nostro panetto, notare ormai il mio vocabolario in cucina infinito, andiamo a prendere il nostro panetto dal frigorifero. Eccolo qui, è diventato molto più compatto e rigido. Adesso, trascorso il tempo di riposo, sistemate il panetto su un foglio di carta forno e battetelo con il mattarello per ammorbidirlo. Allora, l'unica cosa simile ad un mattarello che ho in casa è questo, che penso serva più per fare i cocktail, ma dovrà andare bene perché non ho nient'altro, quindi useremo questo e la carta forno. Eccola qua. Allora, qui ho un po' un dubbio perché dicono battetelo con il mattarello per ammorbidirlo, ma devo toglierlo dalla pellicola trasparente, immagino, prima. Perché saltate i passaggi? Perché mi mettete in confusione? In realtà, se zoomo sulla foto, vedo che la pellicola trasparente non c'è, quindi abbiamo la conferma. Battetelo con il mattarello per ammorbidirlo. E quindi suppongo di dover fare questo. È rigidissimo, ok. Sembra una di quelle pagnotte, come si chiamano? Le tartarughe. Ho creato un pane dolce tartaruga. Ok, adesso dobbiamo coprire il tutto con un altro foglio di carta forno e stendere l'impasto fino a uno spessore di 3-4 mm. Non ho bisogno di andare in palestra se faccio questi video perché è super impegnativo.
non siamo decisamente a 3-4 mm, però we're getting there. Io non lo so se questi sono 3-4 mm, ma quel che è certo è che abbiamo quasi riempito la carta forno completamente, quindi penso che sia lo spessore giusto. Finalmente la parte più divertente, ovvero andiamo a ritagliare i nostri biscotti con le nostre formine. Iniziamo con la zucca. Poi il nostro gattino. Resta giù. Purtroppo c'è l'impronta della mia unghia. Cerchiamo di risolvere. Camuffiamo, più o meno. Poi il nostro fantasmino. Ho un po' un dubbio perché le formine hanno una parte che è leggermente più spessa rispetto all'altra. Io sto usando la parte più sottile, ma non so se faccio bene. Poi il pipistrello. E poi per finire il nostro cappellino da strega. Ho trovato un altro stampino, che è questo, che è decisamente a forma di zucca, e questo mi fa venire il dubbio che questo piccolino forse non sia una zucca. Non ne ho la più pallida idea a questo punto, veramente non so che cosa abbiamo creato, forse un fungo. Non lo so, ma noi faremo finta che sia una zucca. Riusciamo a farne una con questo più grande e basta. Ormai a malapena proprio qui. Ho deciso di strappare tutta quella parte in cui c'erano questi, non lo so che cosa sia questa formina, ed ho reimpastato un pochino, risteso questo impasto. Adesso andiamo finalmente ad utilizzare questa, che mi sembra assomigli molto di più ad una zucca. Ma quanto sono usciti carini, ragazzi! Sono molto soddisfatta e proud in questo momento. Trasferite i biscotti su una leccarda foderata. Che cos'è una leccarda? Allora, ok, ma è il vassoio del forno. L'ho sempre chiamato vassoio da forno, invece oggi scopro che si chiama leccarda. Immagino che tutti nei commenti mi diranno: come fai, Nicola, a non sapere che cos'è una leccarda? Però chi di voi quando si riferisce al vassoio del forno lo chiama leccarda? Cioè, siate onesti, siate sinceri. Allora, questo gatto è a posto, questo sembra più un cammello. Sto cercando di mettere a posto questa gobba, ma mi sembra sempre peggio, quindi lasceremo così, un gatto un po' particolare. Spero di averli distanziati abbastanza e spero di non averne rovinato completamente la forma. Adesso li inforniamo, fatemi leggere, forno preriscaldato 180 gradi per circa 18-20 minuti. Voilà, e adesso aspettiamo. Una delle cose più belle di quando si fanno i biscotti fatti in casa è che c'è questo profumino, ragazzi, che adesso si inizia a sentire e si riempie tutta la casa di questo profumo dolce, delizioso, adoro. E tra l'altro mi sa che sono quasi pronti, mancano 8 minuti. Ma quanto sono carini, ragazzi, sono super orgogliosa, hanno un profumino buonissimo che io me li mangerei già così, ma continuiamo la nostra ricetta ed andiamo a decorarli. Ecco la ricetta: una volta cotti lasciate raffreddare i biscotti su una gratella e poi passiamo alla glassa colorata. Ci servono 250 grammi di zucchero a velo, che sarebbero due, giusto, erano 125, sì, quindi due bustine. Ma è tantissimo, c'è tutto questo zucchero per fare la glassa, non lo so, mi sembra un po' tanto. Sto avendo una crisi esistenziale a dir poco, perché poi devo aggiungere acqua a temperatura ambiente, 40 grammi. Io non so come si misura l'acqua in grammi, cioè io sapevo gli ml, però in grammi dovrebbero essere 40 ml, giusto? E se fosse così, perché mi scrivete 40 grammi? Che veramente per complicare tutto, cioè perché? Alla fine l'ho misurata in grammi, ci siamo, 40 grammi è questo, pochissimo. Secondo me è troppa poca acqua per così tanto zucchero a velo, ma io non ci capisco niente, quindi fidiamoci di Giallo Zafferano e andiamo a mescolare.
La nostra glassa è prontissima. Noi però dobbiamo farla colorata, la glassa è di diversi colori, quindi qua c'è scritto: se desiderate realizzare glasse di vari colori, dividete il composto in più ciotoline e aggiungete una piccola quantità di colorante per ciascuna. Questi sono i coloranti. Allora, ci serve sicuramente il nero. Eccolo qua. Per i nostri fantasmini ci serve il bianco. Non so se c'è... Allora, c'è questo Sunset Yellow, che come arancio per la nostra zucca dovrebbe andare bene, almeno sull'etichetta mi sembra del colore perfetto. Ci serve anche il verde per fare la puntina della zucca, poi mi sa anche il viola per il dettaglio sul cappello della strega. Sempre per il cappello della strega ci serve anche il giallo, almeno io ci provo a fare tutti questi dettagli. Preparate 6 ciotoline per tutti i colori, adesso andiamo a distribuire la glassa. Vediamo com'è questo arancio, che è quello che mi preoccupa, infatti è rosso praticamente. Vediamo. No, in realtà si sta trasformando nell'arancione perfetto, color zucca di Halloween perfetto. Poi il nero ci serve un bel po' perché lo usiamo per il gatto, per il pipistrello e per il cappello. Quindi anche qui forse dovremmo aggiungerne un po'. Questo è molto più denso rispetto a quello arancio. Mi sembra quasi più viola scuro. Aggiungiamo ancora un po' di colorante. Molto meglio direi. Questo è il nostro nero. In caso possiamo aggiungere ancora un po' di glassa, un po' di colorante, se vedo che ce ne serve ancora. Il bianco per i nostri fantasmini. Anche questo è super denso rispetto agli altri. Forse dovevo agitare un po'. Più ne aggiungo, più mi sembra che rimanga dello stesso identico colore. Quindi non ne mettiamo più, altrimenti c'è solo colorante. Di verde non ce ne servirà tantissimo, quindi non ho messa tanta di glassa. È neon green praticamente, non me l'aspettavo così acceso. E adesso finisco con un po' di giallo, un po' di viola per il nostro cappello da strega. Allora, poi qui c'è scritto, e non ho nessuna intenzione di farlo, trasferite i vari tipi di glassa in altrettanti conetti di carta forno a cui taglierete la punta. Per ulteriori indicazioni potete consultare la scheda come fare un conetto con la carta forno. Ragazzi, ho guardato, io penso che farei un disastro. Quindi cerchiamo di decorare direttamente con il cucchiaino, facendo molta attenzione, cercando di essere quanto più precisi possibile. Nel frattempo, guardate che meraviglia, ho preparato anche il piatto halloweenesco, così poi li mettiamo qui. Nel frattempo si sono anche, soprattutto, raffreddati i nostri biscotti e siamo pronti per la decorazione. Spero di non rovinare tutto con questo passo, perché per adesso sono perfetti, cioè mi stupisco di me stessa. Inizierei con la zucca. Non so quanta ne devo mettere, ma facciamo a caso. Allora, mi sembra veramente brutto. Proviamo adesso. Cioè, spero che sarà buona, però sono veramente brutta questa. Allora, io mi sono impegnata tantissimo. Queste zucche sembrano pomodori. Diciamoci la verità, sono orrende. Spero che poi disegnandoci gli occhi, insomma la faccia, migliorino, perché sembrano pomodorini quelli gialli chiari. Questo è il nostro risultato. Mi sono resa conto che di glassa in alcuni punti ne ho messo un po' troppo, quindi tipo strabordata è caduta. Però questi sono i nostri biscotti. Adesso devo solo fare le ultime decorazioni. Ho paura che si mischieranno al colore, quindi non so bene che cosa ne uscirà, ma ci proviamo. Con uno stuzzicadente sto cercando di decorare le zucche, o almeno dipingo gli occhi e la bocca più o meno. Fantasmini sono tutti e tre venuti orribili. Questo stava per uscirmi decente e poi è successo questo fattaccio. Però dai, almeno si capisce che sono fantasmini, più o meno solo da questo.
E questi sono i nostri biscotti, ragazzi. Allora, la parte della glassa, diciamocelo, è stato un po' un disastro. E io non sono bravissima a disegnarci le faccine sui biscotti, però spero che siano buoni perché il profumino è delizioso. Andiamo ad assaggiare il fantasmino, il più brutto di tutti, che nel frattempo si è imbruttito ancora di più perché sta colando tutto, devo metterlo in frigorifero, mi sa. Cheers. Ragazzi, niente male. La glassa è troppo morbida, devo decisamente metterli in frigo perché si indurisca un pochino, però sono strabuoni, io non so come sia possibile che li abbia fatti io, però mi siete testimoni. Ah. Decisamente niente male, sono buonissimi. E come ogni video di questa categoria mi stupisco sempre come ho fatto a farli così buoni. Belli stavolta non possiamo dirlo, ma buoni sì. Quindi mia family, spero che vi sia piaciuto questo video. Adesso metto tutto a posto perché la mia cucina in questo momento non si vede alle mie spalle, ma qui è un disastro. Io vi mando un bacione enorme. Come al solito non può mai mancare il nostro abbraccio finale, quindi venite qua che vi abbraccio forte. E mi sa che il prossimo video lo filmerò dalla destinazione dove sto per andare, che è un posto caldo e bellissimo. In tantissime avete già indovinato dove sto andando, perché non è un posto in cui vado per la prima volta, ma appunto il prossimo video mi sa che sarà direttamente da lì. Io vi mando un bacio grande e a presto, ciao.